Mister Helmet, Stan Nolan, abbiamo Nico Cereghini, è quella persona che ha portato le moto alle persone in TV. Ma sì, cominciato nella lontana 85 con le moto in TV e da allora qualche prova l'abbiamo fatta. Ecco, X-Light è un tuo partner, Nolan, il gruppo Nolan è un tuo partner, cioè una di quelle aziende che ti aiuta nel fare il tuo lavoro tutti i giorni. E quindi tu sei fatto crescere Nolan, Nolan è cresciuto con te, tu con Nolan e per tanti anni le persone hanno sentito i tuoi consigli sui prodotti. Cosa ci racconti del tuo rapporto con il casco in questi anni di pilota, uomo motociclista, tester? Beh, io sono così vecchio per cui quando ho cominciato ad andare in moto io i caschi neanche si usavano, al punto che ho iniziato a collaborare con motociclismo nel 68 e Carlo Perelli, che allora era il factotum, mi diceva no, non mettiamo il casco nelle prove moto, che ci basta il baschetto. E dicevo, ma Perelli, siamo la rivista tecnica per eccellenza, mettiamo sto casco. Naturalmente non era obbligatorio. Sì, sono stato uno dei fautori del casco obbligatorio e non me ne pento. Quindi casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno, pur te. Io sono cresciuto con queste recensioni qua, no? Quando ancora il casco era un optional, sì. Poi noi siamo Mister Helmet che facciamo per lavoro le recensioni del materiale per moto caschi in testa e quindi vogliamo sapere qualcosa da parte tua, no? A livello di consiglio, esperienza, cosa è stato, cosa pensi che sarà anche. Beh, dunque intanto devo dire che io personalmente non ho mai fatto fatica a mettere il casco, cioè mi è sempre piaciuto come oggetto, forse perché nella mia generazione non c'erano tanti problemi di edonismo come oggi, dove i ragazzini vogliono farsi vedere e il casco rovina i capelli, ma insomma i capelli li ho rovinati, però li ho ancora tutti, quindi alla fine a 60 anni non è che tutti è andata bene. Diciamo che per me il casco è sempre stato un bel oggetto da portare. Quando ho cominciato erano dei bruttissimi caschi, oggi sono dei gran bei caschi. Trovo che sia molto importante scegliere un buon casco, non lesinare sulla spesa, perché la testa è la cosa più importante che abbiamo. E poi dopo naturalmente di marche ce ne sono tante, però fidatevi solo dei marchi buoni. Poi oggi siamo qui per un nuovo casco che è abbastanza interessante per conto mio, che è questo Renzo Pasolini replica. Pasolini è una specie di Will Coyote del motociclismo, no? Però simpatico, cioè di solito quelli che vincono simpatici ce n'è uno solo, di solito quando uno vince è un po' stronzo, cioè. Invece Pasolini era uno di quelli, una specie di Willy il Coyote, io lo vedo così. Sì, Pasolini era il rivale di Agostini, rivale italiano di Agostini, c'era un po' questo dualismo. In realtà Agostini aveva mezzi migliori e vinceva sempre, invece Pasolini vinceva poco. Però era molto più simpatico, più allegro, più motociclista, più appassionato. Mentre Agostini era già un professionista molto serio, non tanto espansivo, quindi era per me facile prendere le parti di Pasolini già allora. Poi l'ho conosciuto bene, non ho corso con lui perché è morto nel 73, io stavo cominciando, però era un personaggio davvero interessante ed è bello adesso che ci sia un casco dedicato a lui. Ho rivisto con piacere suo figlio che aveva 3 anni quando il papà è morto a Monza il 20 maggio del 73, c'è anche una figlia, Sabrina, che assomiglia tantissimo a suo papà, mentre Renzo assomiglia meno. E insomma trovo che sia bello, così come c'è il casco Aylwood, un altro mito grandioso, oppure il casco per Stoner, che è il mito di oggi, avere anche il marchio di Pasolini. No, però dico, mentre è facile fare un casco replica per un pilota che vince tutto, questo un casco replica nostalgia, un casco replica cuore, è più difficile, no? Forse anche più bello, più romantico. Sì, è romantico, hai detto bene, è romantico. E parlando di caschi leggendari, era giusto dedicarlo anche a un pilota che è rimasto poi nel cuore di tanti, anche se è morto ormai 35 anni fa. Senti, tu ce l'hai, noi non abbiamo preparato niente perché facciamo sempre tutto live, ma tu ce l'hai un aneddoto in tanti anni di prove, giri, moto, chilometri, che ti ricorda, magari adesso ci eri di sopra, però che ti ha reso un po' la vita difficile riguardo l'equipaggiamento, insomma un qualcosa che ti viene in mente nel passato? Ma lì per lì non mi viene in mente molto riguardo al mio equipaggiamento.
tranne che qualche volta ho trovato dei registi che volevano farmi fare delle acrobazie per rendere un po' più vivace la prova. Allora non so, con gli stivali da cross una volta dovevo saltare un muro, sai, con quel salto a gambe unite, però con gli stivali pesanti di fango mi sono capottato nel muro perché non so. Invece mi piace ricordare, se posso, un aneddoto di Pasolini, che una volta siamo andati in pizzeria con lui, io ero un ragazzino, avevo 20 anni, però insomma per me era andare con un mito in pizzeria insieme a un altro amico, e lui ci raccontava le sue avventure con Edward, con Agostini, e c'era il cameriere che dice: ma lei, non erano famosi allora come adesso i piloti, non c'era la televisione così, ma lei è Pasolini? E lui ha detto: no, guarda, si confonde, assomiglio. Ed è questo un trucco che ho usato spesso anch'io, che oggi è facile anche per un giornalista essere famoso se va in televisione, per togliermi di torno qualche noioso, a dire, magari facendo una parlata toscana o diversa dalla mia, per dire che ero soltanto somigliante. Ecco, allora, l'ambiente è un po' cambiato, questo fa pensare, l'ambiente è un po' cambiato, no? Tu andavi a mangiare la pizza con un campione di motociclismo, certo. Adesso è un po' diversa la situazione, ti piace ancora come adesso? Diciamo che era Pasolini che, pur essendo un pilota famoso, andava a mangiare la pizza con due giornalisti alle prime armi, come eravamo io e Adalberto, un mio collega di allora. Perché i piloti erano più appassionati, erano più amici tra loro, c'erano rapporti più semplici. Il motociclismo è cambiato molto, più spettacolare da vedere in televisione, perché adesso abbiamo mezzi diversi, un po' meno caloroso, un po' meno romantico, perché diciamo che il business lo ha reso più freddo. Però insomma si paga, ogni cosa viene pagata, c'è un prezzo per ogni cosa. E Valentino Rossi è un fenomeno siderale, diciamo planetario, non ha più vita privata, però si paga lo scotto del progresso. Senti, noi Mistarelme ti ringraziamo. Grazie a voi. Fai un saluto a chi legge Mister Helmet. Mister Helmet, il casco in testa ben allacciato, e poi luce accesa e prudenza. Sempre. Ciao. Grazie. Ciao.